a tutti, siamo al finale del campionato WRS. Per iniziare il nostro giro di intervista abbiamo chiamato due persone che sono forse i primi protagonisti, nonché i fautori di questo campionato. Allora, abbiamo Fabrizio e il suo meccanico, nonché co-membro del team 55, Alessandro. Allora, subito inizia a presentarci quello che è stata la tua idea e come mai ti è venuto in mente di fare questo WRS, perché l'hai chiamato WRS? Allora, buonasera a tutti. E praticamente la nostra idea era di fare un campionato, diciamo così, tra virgolette, diverso, in cui è fatto a categoria unica. E abbiamo fatto tre tappe e in base alla posizione in classifica c'è appunto oggi la finale, la finalissima dei playoff, chiamata così, che in base alla posizione in classifica i primi 10 andavano nei finalisti A, poi finalisti B e finalisti C. E quindi oggi ci stanno le prove, domani ci saranno appunto le finali, in cui tutte e tre i finali si giocheranno il titolo del WRS, praticamente World Racing Series. È stata un'idea così partita da lontano, avevamo fatto un'edizione già l'anno scorso, quest'anno avevamo fatto un'altra edizione un po' diversa, in cui in tutte le tappe abbiamo dato dei premi sempre ai piloti, però a questa qua, che ha tutti i premi e a tutti i piloti qualificati, abbiamo dato ulteriori premi a tutti quanti a testa, verranno dati dei buoni acquisti presso i nostri sponsor, RC Motor Store, Mannucci Modellismo, eccetera, e a tutti quanti, nessuno escluso, quindi un buono a 20 euro, un regalo dagli sponsor. E in più, in questa occasione ci sarà un'estrazione della meccanetta 1.8 pista, grazie a Andrea Efficace, per quanto riguarda le 1.8 pista e le 1.10 Touring. Invece per le GT, per Super GT, abbiamo domani a testa, verrà dato sempre 20 euro buon acquisti, un premio dei sponsor e un kit di cuscinetti, grazie a Alessio Orsicino che ci fa da sponsor. Insomma, non è stato facile organizzare tutto perché mille telefonate, e siamo contenti, insomma, speriamo che il tempo ci dice bene, insomma, ci assista e niente. Allora, un po' più nello specifico, perché per chi non vi segue, per chi si approccia per la prima volta, magari è una cosa completamente nuova a livello di regolamento, chi vi state poggiando e come state strutturando un po' il tutto? Diciamo, a livello di regolamento è abbastanza semplificato. Per quanto riguarda i controlli, ci saranno i controlli del Nitromax e del peso, tutto qua. Sono molto semplificato perché, diciamo, il nostro obiettivo è far divertire tutti quanti, senza fare troppe cose complicate da scienziati, insomma, cerchiamo di far divertire tutti. E comunque avendo anche un riscontro appunto di piloti con tutti questi premi in palio che abbiamo messo, in modo che tornano a casa contenti, capito? Infatti, a proposito, domani premieremo non solo tutti i partecipanti, ma naturalmente anche i campioni che usciranno fuori nei vari finali. Sì, sì, proprio i primi tre a podio, sempre con i sponsor, praticamente Viper e sempre Alessio Uzzicino con Spit Bearing Solution. Che altro? Okay, che altro? Beh, un ringraziamento va a Gianluca Decima che ci dà sempre la prima. Sì, allora, adesso abbiamo presentato WRS in generale, adesso però diciamo che Fabrizio comunque sia corre. Sì, inevitabile. Non abbiamo un organizzatore che è praticamente solo lì a dirigere, a controllare che tutto vada bene o male, ma sappiamo che corre, quindi volevamo sapere l'opinione del meccanico, visto che avete anche le cuffie, quindi adesso vi parlo tale. Dobbiamo organizzarli.
Visto che siete organizzati, vediamo l'opinione di un meccanico, visto che tra l'altro di solito si parla solo e sempre di piloti. Invece vogliamo l'opinione di un meccanico. Com'è questo Fabrizio pilota? Fabrizio pilota? Che dire? È un pilota. Ce ne stanno parecchi, però negli anni è cresciuto tanto, si è impegnato tanto. Gli do una mano tecnicamente a mettere a posto la macchina, perché sennò sarebbe un dramma, però essendo che io non corro, ultimamente ho mollato un attimo, sperando che l'anno prossimo ricomincerò a correre e lui mi fa da meccanico, e quello è il dramma. No, metta la benzina sulla cavalli. Ah, ok. E però la macchina la faccio io? Sì, sì, attualmente la macchina gliela faccio io a lui, perché è meglio, perché comunque deve sempre, diciamo, controllare tutto lo svolgimento della gara e organizzare il WRS al meglio, perché comunque ci stanno sempre dei problemi, anche se la facciamo semplificata, alla fine il problema nasce. Non è semplice. Non è semplice organizzarla così. Sembra facile da chi viene a correre, ma perché noi che lo organizziamo sono milioni di chiamate ogni giorno. Sì. Quello è poco ma sicuro. Sì. Vuoi mettere altro come pilota? Come pilota diciamo che grazie a Tensi che mi fa da meccanico, perché sennò da moca ho mollato, e grazie a lui sicuro, e grazie a lui qualche miglioramento insomma c'è, si vede, e mo speriamo che domani fa una buona gara insomma. Allora, ultima domanda per entrambi, provate ad essere diretti. Grazie. Allora, diretti. Fabrizio mi dice dove è bravo il suo meccanico e dove no, e tu dove lui è bravo e dove no. È semplicissimo, guarda, il meccanico mio è bravissimo a preparare la macchina, mamma mia, sotto me strilla. Poi adesso praticamente, siccome io sono sordo, no? E lui, e tornavamo sempre a casa col mar de testa, appunto se siamo fatti queste cuffie, almeno se strilla di meno, però mi ammazza sempre dentro le cuffie, mi ammazza sempre, è molto esigente, però la macchina va bene, X-Ray, NT1 2017, con gommata 8 race, col motore che va veramente bene, max power, veramente bene. E facciamo parte appunto del team X-Ray, siamo un bel gruppo e siamo veramente contenti. Per quanto riguarda il discorso del WRS, lo aggiunge solamente che veramente grazie a Gianluca Decina e la pista De Cassino siamo riusciti sempre a fare qualcosa di bello, perché Gianluca è sempre disponibile per nuove manifestazioni, per nuove idee soprattutto. Se non ci fosse insomma Gianluca, sarebbe stato molto dura organizzare tutto, e questo è quanto insomma. Alessandro adesso ci dice sì. Fabrizio, il problema di Fabrizio è che non ti ascolta proprio, lui fa quello che vuole lui, continua a fare sempre quello che vuole lui. Sto migliorando, ho capito, ma ci vuole del tempo ancora, però è migliorato comunque. Ti guardate là, sì, no, vabbè, te lo dico. Comunque no, sta migliorando tanto, piano mano, anche se non ci alleniamo mai noi, non ci alleniamo mai, praticamente mai, solo le gare, però va bene così, è un hobby, rimane un hobby, e cerchiamo di trasmettere questa cosa a tutti, che rimane comunque un momento per divertire, uno viene a fare una gara per staccare dalla vita, dal routine quotidiano, dalla vita quotidiana, per divertirsi e passare una giornata con noi, sperando che diamo il meglio di noi, perché anche noi sbagliamo, cioè come organizzazione MT non è che siamo perfetti, anche noi abbiamo avuto delle lamentere e cerchiamo ogni anno comunque di migliorare il nostro obiettivo di far divertire sempre tutti. E aggiungo che questa gara qua era esclusiva solo per i finalisti WRS, alla fine è diventata aperta a tutti, perché c'è stato tantissime persone che volevano partecipare a queste gare, e quindi l'abbiamo aperta poi a tutti, perché comunque rimane sempre un gioco. Saranno due finali divise tra quella libera e quella comunque WRS, che è finale, e basta, speriamo che tutti si divertano, tutti, che il tempo comunque ci dà una mano, e
Basta, che dire. Grazie a voi che siete venuti da lontano. Facciamo una cosa un po' particolare, capito? Ok, noi vi ringraziamo e alla prossima. Sì. Magari dopo, magari dopo, dato che dobbiamo chiamare anche domani tutti i finalisti, magari ti becchiamo. Ok.